Cosa fare durante la settimana e soprattutto nei weekend in Italia? Cosa fare? Cosa fare? Ve lo diciamo noi, col TG TG del del Turismo. Turismo. Parliamo di una mostra che accade, si può dire accade una mostra? Ma Una mostra promossa, organizzata. una mostra che c'è. C'è, una mostra Che c'è? che c'è a Milano. A Milano, alla Galleria d'Arte Moderna, fino al 14 febbraio, si può visitare la mostra Adolfo Wildert, l'ultimo simbolista. 55 sculture in gesso, sculture anche in marmo e bronzo di questo artista milanese. E in molti casi si tratta di uno stesso soggetto realizzato con materiali diversi, proprio per testimoniare la ricerca dei differenti effetti, che è stata l'ossessione, si può dire così, di tutto il lavoro di Wildert. C'è anche il confronto con sei opere di altri grandi scultori, per esempio la Vestale di Canova, ma anche tre opere di Fausto Melotti e due di Lucio Fontana, che furono suoi allievi alla Scuola del Marmo da lui fondata nel 1922 e poi annessa all'Accademia di Brera, sempre a Milano. Ecco, Wildt è un artista che non è conosciutissimo, però è molto importante. Effettivamente ha fatto proprio sembra che il suo autoritratto, per esempio, no, scolpito, cioè, sia una cosa veramente incredibile. È molto importante, però meno conosciuto di altri. Al Cimitero Monumentale ci sono moltissime delle sue opere, perché lui aveva proprio questo senso un po' mortifero, non so come dire, un po' Drammatico. drammatico, eccetera. E poi anche al chiostro dell'Università di Milano. E poi c'è una curiosità: in via Serbelloni 10, dove c'è il palazzo Busca, si trova l'orecchio, che è la scultura in bronzo realizzata da Wild nel 1927 e che ha rappresentato uno dei primi citofoni di Milano, Ma forse dai. nella storia. Sì. Vabbè. Quindi una cosa Che particolare, strano, tutte questo Wild. cose a Milano. Le grotte di Castellana in provincia di Bari. Si tratta di cavità di origine carsica, naturalmente, cioè scavate dall'acqua, che si sviluppano per oltre 3 chilometri e raggiungono una profondità massima di 122 metri. E il percorso però naturalmente si ferma a 70 metri di profondità e ci sono due itinerari possibili. Quello completo di 3 chilometri dura circa 2 ore e quello invece di 1 chilometro da fare in poco meno di un'ora. Naturalmente bisogna essere accompagnati da guide con le quali si attraversano dei canyon, si ammirano stalattiti e stalagmiti, non mi ricorderò mai quali sono quelle Le sopra e quelle sotto, stalagmiti, le vabbè, stalattiti, sì. insomma, d'accordo. E si scoprono poi le infinite sfumature di colore delle rocce. Questo è importante, perché Ecco. dicono, è uno scenario da Indiana Jones. È Questo vero, è vero. sì, è vero, Un po' da film. è vero, sì. Beh, comunque, all'interno delle grotte vengono realizzati anche dei concerti e degli spettacoli. Pensa come sono Ah, grandi. belli, E qui poi siamo alle porte della Valle di Itria, a pochi chilometri dai borghi come La Valle Arberobello. d'Itria, sì, bellissima, Appunto, te lo certo, l'ho ricordi? vista, Come i borghi, poi Alberobello, Cisternino, Polignano a Polignano a mare, Mare. Ecco, dopo sì, la l'ho visita visto. delle grotte, a un giro per Castellana, si possono fare tappe anche in questi centri ricchi di fascino e di tradizioni pugliesi, a partire da. I trulli di Alberobello. Castel Vetrano, siamo Ah, in Sicilia, siamo in che provincia di bello. Trapani, parco archeologico di Selinunte, che è la prima area archeologica per estensione in Europa. Qui si ricordano i fasti di una città della Magna Grecia che per oltre 2 secoli, dall'undicesimo al nono secolo avanti Cristo, ha rappresentato uno dei maggiori snodi mercantili del basso Mediterraneo. Le sculture trovate qui negli scavi di Selinunte sono state quasi tutte trasferite al Museo Nazionale Archeologico di Palermo, ma per fortuna fa eccezione l'opera forse più famosa, l'Efebo di Eh Selinunte, certo. che oggi è esposto al Museo Civico di Castelvetrano. A che stai vetrano? Comunque, l'Efebo di Selinunte ha una storia incredibile. Era chiamata Upupo. Ecco, il Upupu è stato
stato oggetto di una rapina praticamente, è stato rapinato, è stato rapito dall'ufficio del sindaco e addirittura quando la polizia lo trovò i ladri ci fu anche proprio uno scontro a fuoco, cioè una roba per un cupo, no? E perché è una statuetta bellissima, fantastica insomma, e che quindi è stata restituita dalle forze dell'ordine alla nostra possibilità di vederla. Castelvetrano, in Sicilia.